Siamo qui col presidente della FIMI Enzo Mazza. Presidente, com'è la situazione dell'industria italiana? Ma diciamo che l'industria italiana è in una fase di transizione sempre più avanzata e sta passando completamente verso il mondo digitale. Questo è un settore che tra i primi si è trovato ovviamente ad affrontare quella che è una vera e propria rivoluzione epocale del segmento industriale, che è quello della prima era il mercato dei CD o del vinile, e adesso la musica liquida, e addirittura nella musica liquida stiamo passando dal download allo streaming. Quindi è un'evoluzione che sta sicuramente spingendo le aziende a modificare radicalmente anche i propri modelli di business e le strutture stesse che accompagnano gli artisti e la distribuzione poi dei contenuti online. Quindi il 2013 e questo inizio 2014 è stato trainato dalle piattaforme di streaming praticamente. Ci sono anche dati in questo inizio 2014 per l'Italia? Continua a crescere il mercato streaming? Sì, i primi tre mesi dell'anno sono stati di nuovo concentrati su una continua crescita dello streaming. Abbiamo avuto un inizio di declino del download, che però questo è normale oramai in tutti i paesi dove il mercato è maturo. Si ha una leggera contrazione del download e un incremento del digitale. Noi abbiamo avuto ancora un download molto forte nel 2013, adesso vedremo come andrà il 14. 14 è un anno un po' decisivo per l'evoluzione della musica digitale nel nostro paese. È lo streaming quello che sarà la salvezza dell'industria discografica, e da tempo cerca un modello economico. Ma sicuramente lo streaming si sta collocando come una opzione versatile dal punto di vista dell'industria, molto appetibile dal punto di vista del consumatore, perché integra non solo le possibilità di avere grandi contenuti in streaming, per esempio sul mobile, che è un aspetto fondamentale dello streaming, ma anche quelli che sono gli aspetti social. Ultima domanda, l'abbassamento delle soglie del disco d'oro e del disco di platino può non essere un segnale ottimo per quella che è l'industria, insomma, ovvero per avere il disco d'oro devi vendere meno di quanto devi vendere 6 mesi fa? Ma adesso noi abbiamo aggiornato le soglie all'inizio del 14 in proporzione a quello che è l'andamento del mercato tra fisico e digitale, ovviamente, e quindi parliamo prevalentemente di un fenomeno che ha riguardato gli album, dove l'album fisico comunque ha un declino abbastanza rilevante. È anche ipotizzabile che nel futuro, con un andamento diverso, anche pensiamo per esempio allo streaming, che è un fenomeno completamente diverso dall'acquisto di copie, ma è un fenomeno di consumo, questi sistemi di certificazione possano essere integrati anche con altri dati e quindi modificare radicalmente la loro struttura. La ringrazio. Siamo qui con Claudia Lisa, il direttore Digital Universal Music. Il report dell'IFP dice che ci sono tanti cambiamenti, insomma, lo streaming sta sempre più assumendo un'impronta fondamentale per quanto riguarda l'industria musicale. È questo il futuro dell'industria musicale mondiale, insomma? Ma spero di sì, e anche non solo, perché in effetti non c'è soltanto anche la parte dedicata allo streaming e all'online, ma ovviamente le case discografiche poi si sono sempre dovute un po' reinventare, no? E anche diversificare, e di conseguenza abbiamo anche tutta una parte dedicata proprio alle attività di nuovi business, quindi altri diritti che noi abbiamo preso proprio per poterle sviluppare. Faccio un esempio per tutti: il merchandising, il licensing, anche delle grandissime partnership, quindi proprio con dei brand. Questo proprio per un po' evolverci e cambiare. Come si confronta oggi una major rispetto ai cambiamenti del mercato? Ma bisogna sempre essere nei passo con i tempi. Sicuramente anche la promozione che fa anche l'artista stesso proprio sui suoi social è molto importante. Quindi il essere, appunto, dare anche anteprime, realizzare appunto dei video in modo tale che siano appunto inseriti poi da Vevo su YouTube è fondamentale, quindi continueremo sempre su questa strada sicuramente. Leggevo di un'altra iniziativa che la Universal aveva preso, ovvero quella di puntare su una label digitale assieme a Daniel Barenboim. Sì. Come si sta sviluppando e come avete deciso di puntare, insomma, visto ovviamente il mercato? Certo, la questione è che ovviamente noi avendo il più del 40% del mercato ci sembrava normale, quasi una scelta normale, andare poi anche ad ampliare quindi
tutta questa parte, non per essere ovviamente poi competitor del appunto di Deezer, Spotify, assolutamente no, non è quello il, ma proprio per andare a creare maggiormente appunto più canali, più spazi per far sì che la gente possa scaricare musica o possa streamare la musica legalmente. Ciao a tutti, siamo qui con Nello Savonardo, che ha organizzato, tra gli organizzatori a Napoli, del Digital Music Forum. Nello, come nasce l'organizzazione a Napoli? Sarà presentato il report dell'IFP qua, come è nata l'idea di organizzare a Napoli questo evento? Beh, noi siamo molto contenti di questa richiesta della FIMI, perché grazie all'avvocato Tozzi ci è arrivata una richiesta di Mazza di presentare il report sulla musica digitale qui a Napoli. Noi siamo molto felici di questo invito, di discutere finalmente di come cambia l'industria discografica qui a Napoli. Solitamente lo si fa a Milano, in centri, diciamo, dove l'industria discografica è florente. Noi lo facciamo in un contesto dove l'arte e la creatività è assolutamente innovativa sempre e molto rilevante. Come mai, allora, a questo punto la domanda è d'obbligo, come mai nonostante l'importanza storica di quella che è la musica napoletana non riesce in qualche modo, se non è riuscita, se non con Rocco Hunt appunto come dicevi prima e pochi altri, Clementino soprattutto la scena rapper, a esprimere più un grossi personaggi a livello nazionale? Ma io non credo che noi non riusciamo in Campania ad esprimere artisti a livello nazionale, anzi lo facciamo in tutte le arti. L'Oscar a Sorrentino, il successo di Gomorra hanno dimostrato quanto in tutte le arti Napoli, la Campania riesce ad essere, a primeggiare e ad essere anche una punta interessante sul piano nazionale e internazionale. Poi ci sono delle onde, a volte gli artisti sono più interessanti, altre volte no, ma questo è endemico e naturale. Tu hai scritto un libro che si chiama Beat Generation, in cui parli del cambiamento dei linguaggi, che stanno avendo nei linguaggi culturali, insomma, nel linguaggio anche dovuto ai social, a tutto quello che è il cambiamento del digitale, eccetera. Come cambia? Come sta cambiando questo linguaggio? È vero, appunto, l'accompagnamento, diciamo, ai cambiamenti che riguardano l'industria discografica e quindi le tecnologie che cambiano è assolutamente, vede protagonista i giovani, le nuove generazioni, cioè quella beat generation, con beat diciamo dell'informatica, che naviga in rete, che si nutre attraverso il web, la rete, il digitale, che produce, socializza, comunica attraverso i nuovi strumenti e tecnologie digitali. Rocco Hunt è il poeta urbano che rappresenta la beat generation. Noi abbiamo dei nuovi poeti che sono dei rapper che con il loro freestyle scrivono versi su dei ritmi che in qualche modo coinvolgono, raggiungono direttamente l'emozione, l'istinto, e Rocco Hunt è il portavoce della beat generation, cioè una generazione che è costituita da nativi digitali che sono cresciuti nel mutamento accelerato, nei cambiamenti, nelle innovazioni, e che molto spesso sono più capaci degli adulti di comprendere il cambiamento. Sei con me, frate, vedi questi telecamere, magari la canata voto, ma posso loro, ma ci pure mille platino. E sei con me, frate, vieni a capire, cosa vuole Spotify, Google Music e Fimi.